Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa prima lezione di Papaveri e Papavere. Oggi vedremo insieme l'introduzione e la parte A. Trovate il brano sul canale, vi consiglio di ascoltarlo, quindi molto me l'avete richiesto ed ecco qua le lezioni. Ve lo faccio ascoltare l'introduzione e la parte A molto lentamente. Ed è così, l'introduzione è proprio lenta, quindi così. La parte B, quindi vediamo l'introduzione com'è. Siamo in sesta posizione in chiusura, abbiamo il ritmo ternario della tarantella, quindi Napoli, Napoli, Napoli. Fa degli esercizi dedicati alla tarantella, insomma li trovate su esercizi giornalieri, chiaro? Su questi esercizi giornalieri, i ritmi, appunto, gli esercizi per inserire mano destra e mano sinistra per sincronizzarla. Però è questo comunque, in levare il terzo dito, un, poi tre volte il quarto dito, sempre in chiusura, in apertura tre volte il quinto dito, siamo in apertura tre volte il quarto dito e il tre lungo in chiusura. Ancora questo, un, apro, chiudo. Bene, la frase è questa, vi consiglio di farla per una buona mezz'oretta, fin quando insomma tutto è chiaro. È molto lenta, qui ci sta un punto coronato, prolungate la nota per un po' di tempo, diciamo, a piacere dell'esecutore. Va bene, fatto questo, poi inizi a tempo, quindi a tempo è questo in apertura. La frase è questa, 3-2 cerchiato 3 da memorizzare in apertura, poi in quinta posizione 2 cerchiato 3 e 2 in chiusura, quasi due pulsazioni. Quasi due, perché ne vale ci andrà un'altra nota per questo quasi due, un momento intero in battere, poi levare inizierà la parte A. Bene, la frase è questa, ta 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 ta, due. Va bene, fatto questo, col metronomo posso anche farvelo ascoltare, la tenevo molto velocemente in questa lezione nei tempi possibili, ovviamente, quindi è questo un po' più lento, quindi sì, 54, un. Questo è lungo, poi l'apertura. E levare non è tutto. Ovviamente abbiamo messo in questo caso la ritmica anche qui, ma non va messa un po' libera, quindi qua è un po' cantabile, senza un ritmo così, insomma, preciso. E qua invece inizia a tempo, chiaro? Fino qui. Ripetete questo per un bel po' di tempo. E i bassi in questa introduzione, vabbè, li vediamo tutti dopo. La parte A come è ora? Oppure, vabbè, vediamo ora i bassi come sono, la parte A è semplicissima nell'introduzione, così. Qua senza bassi, poi l'apertura, la posizione di Do e quindi basso accordo basso, l'accordo non lo mettiamo perché andrà nella parte A. Bene, andiamo avanti e vediamo la parte A. La parte A è questa, abbiamo il terzo dito in levare, è uguale all'inizio, quindi uguale all'introduzione. Solo che il 3 non dura praticamente lungo, non è lungo come sopra, solo il battere, chiaro? Quindi ripeto questo, un. Posso mettere anche un metronomo, questo, quindi un. Ed eccoci qua, la frase è questa, la leggete da qua, 3 in levare, tutte queste note, il 3 non è lungo come questo di prima. Andiamo avanti con la frase successiva, abbiamo il 3 in levare, pronunciamo un in battere, quindi un, 3, 3 volte il 2 cerchiato, 3 volte il 3, saremo in una posizione, 2 cerchiato 3 volte, 2 cerchiati in apertura, ripetiamo questo, quindi un. Apro, l'ultima nota è in apertura, chiaro? Ecco qua, col metronomo è così, quindi un. Apro sull'ultima nota,
Ed eccoci qua, la frase è questa. Pronunciate un al posto di questa nota, un ta ti 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 ta 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 ta, quindi un ma Napoli, 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 apro qui, pa. Bene, pronunciate un, ovviamente quell'un non ci sarà quando andrete a collegare tutto, in questo caso ora, chiaro? Collegando tutto è questo, quindi abbasso la velocità del metronomo e 50, ora sì, 50, quindi così, un. Levare. Bene, andiamo avanti. Ecco qua, abbiamo ora il due cerchiato in apertura, quindi questo in levare. Tre volte il terzo cerchiato, tre volte due cerchiato però in chiusura. Sempre due cerchiati in apertura, tre volte il terzo dito in apertura. Chiudo col due. La frase è questa. Un. Chiudo, apro. Chiaro, col metronomo è questo, quindi. Un. Chiudo, apro. Chiudo. Bene. La frase è questa. Fate per un po' di tempo, questa è la stessa nota di prima, quindi levare da questo 2 e queste note che vi ho detto ora fino a qua. Fatela per una mezz'oretta, collegate il tutto da questa nota dalla parte A e andiamo avanti ora. Quindi l'altra nota, abbiamo finito, concluso questa frase col 2 in chiusura. Sullo stesso tasto ci va il terzo ora, facciamo un cambio, quindi andiamo in quarta posizione. Il terzo in levare e apriamo con 4, 2 cerchiato, 4. E il quarto dito lo teniamo premuto. Chiaro? Quindi ripeto questa frase, il 3 in levare e in chiusura e apro con 4, 2 cerchiato, 4. Tengo premuto e chiudo. Bene, la frase è questa, è semplicissima. Il 3 in levare e poi queste tre note, questo lo tengo premuto, non metta fuoco, tengo premuto e concludo. 1, 2. Ripetete tutta questa parte perché poi ripeterà la stessa cosa. Sì, cambia solo, diciamo, la parte finale, ma cambia nulla perché invece di avere queste note, queste che abbiamo fatto ora, questa battuta, abbiamo un 2 lungo, chiaro? Una nota lunga che dura due pulsazioni. Qua vedete abbiamo questa battuta, qua invece questa nota lunga. Quindi è bella e finita, insomma, ripete la stessa cosa, in effetti qua c'è scritto parte A. Vediamo con i passi questa parte. Vabbè, andiamo avanti, giusto per farci sentire come questa parte che è poi uguale. Con due pulsazioni, tutto qua, e poi inizia la parte B con i bassi lentamente. E questa con i bassi è così, tutta la parte A lentamente. I bassi cambiano in posizione di Fa, i bassi cambiano nuovamente. Cambiano nuovamente i bassi, cambiano nuovamente i bassi, ora è uguale andando avanti, la ripetizione della stessa parte, cambiano nuovamente i bassi, cambiano nuovamente i bassi, ricambiano i bassi. Ricambiano i bassi e poi solo bassi e inizia la parte B, chiaro? Quindi basso accordo basso, mi sono fermato qui, chiaro? Bene, ovviamente ci sono dei cambiamenti di inversione del mandice qui, vedete? Questa nota poteva essere eseguita anche in apertura, però il problema era praticamente della parte armonica, nel senso cambiavano i bassi, quindi per questo non andava bene. Quindi ci sono alcuni cambiamenti di apertura del mantice, anche un po' scomodi, ma non tanto, insomma, così appunto per seguire una linea armonica, altrimenti basta non pensare alla linea armonica e si può fare più semplice, però diciamo alla fine non è poi più originale come prima, si può eseguire meglio così, però potete poi anche evitare di fare queste due cerchiate in chiusura, insomma, suonerete il quarto dito in questo caso in apertura, però vabbè, cambierà il basso poi, insomma, l'armonia dei bassi. Bene, per oggi è tutto, quindi se ci sarà interesse vedremo anche le parti successive, dipenderà da voi se le condividete sui social, mettete un mi piace, quindi si crea più, diciamo, interesse per questo brano. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!